Se anche tu sei un operatore o un'operatrice del settore estetico, se ti occupi di extension ciglia, di laminazione o di trucco semipermanente, questo è decisamente lo strumento che stavi aspettando. Sto parlando della nuova lampada Moonlight LED per Lash Maker firmata Gamax. Scopriamola insieme. Vediamo subito le caratteristiche tecniche della nuova Moonlight firmata Gamax. Innanzitutto abbiamo sulla parte laterale due pulsanti. Uno è un pulsante di accensione che mi permette di accendere la lampada, che abbiamo detto essere una lampada a LED, studiata appositamente sia per non creare ombre sul viso della mia cliente e quindi mi permette di lavorare bene, di effettuare un lavoro preciso e professionale. Una volta raggiunta l'intensità massima dell'illuminazione, posso andare a regolare la temperatura. Una temperatura che va da 5600 Kelvin, quindi una temperatura molto fredda, fino ai 2700 Kelvin, quindi una temperatura molto calda con dei toni gialli. Sicuramente sappiamo che la temperatura ideale per lavorare è intorno ai 4000 Kelvin, quindi una luce bianca che sia neutro, quindi che abbia la giusta percentuale di caldo e di freddo all'interno, così da avere anche maggior precisione nell'effettuare il lavoro. Per raggiungere la temperatura dei 4000 Kelvin mi basterà semplicemente regolare il cursore a metà. È molto importante parlare di questi dati tecnici perché sappiamo che questa lampada strizza molto l'occhio al mondo della fotografia, proprio perché è uno strumento professionale con un'elevata regolabilità dell'escursione termica tra la luce calda e la luce fredda. La sua struttura risulta essere estremamente resistente ma al tempo stesso molto leggera, infatti il peso totale della lampada è di soli 7 kg. Grazie a questo inserto posso creare dei contenuti per i miei social altamente qualitativi e performanti. Infatti, grazie a questa base posso andare ad inserire il telefono e in questo modo posso regolare l'angolazione della mia ripresa. Posso inoltre ruotare completamente l'inserto, utilizzando quindi anche l'altra fotocamera senza dover necessariamente disinserire e reinstallare il telefono, e anche qui posso andare a regolare quella che è l'angolazione della mia ripresa.